Mister, buongiorno. Domani si va a affrontare il Faiano, fanalino di coda, una squadra che ancora ha possibilità di salvarsi, però sicuramente ha nulla da perdere. In queste partite sono quelle più difficili, probabilmente. Ciao, buongiorno Alessandro. È una partita, come hai ben detto tu, che si gioca contro una squadra che l'ultima partita in casa ha battuto la seconda della classe, quindi è una squadra che in questo momento non ha nulla da perdere e quindi giocherà più spensierata. D'altro canto noi avremo tutto da perdere, una partita che, dove dobbiamo dimostrare se siamo sulla via della guarigione, perché anche la vittoria di domenica sì, ha dato un po' di fiducia, di autostima, però ha evidenziato ancora qualche piccolo problema che stiamo cercando di risolvere. Questa è una squadra che ha le qualità per potersi riprendere e domani credo che sia un crocevia importante per il nostro futuro. Situazione infortunata, Lucarelli come sta? È possibile rivederlo almeno in panchina? No, il ragazzo comunque ha un problema alla caviglia e quindi ha bisogno di cure e terapie e ne passerà almeno una quindicina di giorni. È un ragazzo che sicuramente ci contiamo, però in questo momento non l'abbiamo a disposizione. La sua squadra quando è ritornata al 4-3-1-2, forse il modulo che più si sente suo, più affine alle qualità della squadra, lo crede anche lei oppure pensa che è l'interpretazione che faccia la differenza? Ma io penso che oggi i sistemi di gioco sono dei numeri, conta soprattutto l'interpretazione che si dà un sistema di gioco. Questo è un sistema di gioco che a noi comunque ha dato degli ottimi risultati, cercando di mettere i giocatori nella condizione ideale per poter esprimere al meglio. Per cui credo che potremo continuare su questa strada, fermo restando il fatto che comunque questa squadra ha giocato anche nelle altre partite con sistemi di giochi diversi. Ripeto, conta la motivazione e conta soprattutto l'interpretazione del sistema di gioco in cui si va a affrontare una squadra. A Grazie mille, mister. voi.